mondo verde si pensa sempre alla lotta per la sopravvivenza, no? L'albero che soffoca l'altro per poter arrivare alla luce. Ebbene, è esattamente il contrario. E ora vi mostrerò un esempio clamoroso. Guardate, questo è un grande gelso, bellissimo tra l'altro, che sta preparando, vedete, sta preparando i frutti, che quando saranno maturi saranno di una bontà esagerata. Questo gelso che cosa ha fatto? Ha dato la possibilità a questo ciliegio di nascere e crescere in mezzo, proprio al centro suo. Cioè praticamente questo gelso ha allargato i rami come se fossero delle braccia e ha protetto, quando era piccolo, questo ciliegio, che adesso ha una dozzina d'anni ed è enorme. Cioè il gelso mi protegge ciliegio che cresce in mezzo, e tutte e due formano quasi un unico, una simbiosi, una comunione. Ecco, questo è proprio l'esempio contrario della lotta per la sopravvivenza. Gli alberi sono incredibilmente collaborativi. Purtroppo anche le ciliegie non sono ancora mature, se no si vedrebbe un'esplosione rossa in cima con sotto un gesso. Uno dice: ma perché? Perché è un ciliegio bialbero. Questo si chiama bialbero, che in realtà potrebbe essere anche trialbero, perché è nato, non si vede bene, ma anche un sambuchino lì. Perché? Perché la natura è collaborativa. Guardate, questa è una grandissima opera d'arte.